Celebriamo oggi la festa di San Francesco di Assisi, che aveva capito l'essenziale, il fondamentale, e cioè quello che ci ha ripetuto, riannunciato San Paolo nella prima lettura della messa di oggi. Non ci sia altro vanto per me che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. La croce, perché il Signore ha detto a tutti noi questa mattina che i misteri della vita, i misteri del regno di Dio, il senso profondo della nostra esistenza, e in fondo coincide con il cuore stesso di Dio, è rivelato ai piccoli. Il mistero della felicità, di quello che tutti cercano, tutti noi cerchiamo, in ogni cosa che facciamo, in ogni cosa che pensiamo, in ogni programma che stiliamo, noi cerchiamo felicità, beatitudine, mettiamola come vogliamo, pace, riconoscenza, esito, successo, tutto questo che, a cui anela il nostro cuore e per il quale noi, e per cui noi ci sforziamo, ci prodighiamo, è rivelato solamente ai piccoli, che significa ai pitocchi, cioè agli ultimi, cioè ai crocifissi. Ma la notizia grande è che questa piccolezza non è qualcosa che si deve raggiungere. Mentre l'illusione di essere grandi, di essere intelligenti, di essere sapienti, spinge a raggiungere un obiettivo che non si raggiungerà mai, la piccolezza è la nostra realtà, la verità su di noi. San Francesco diceva: chi è un uomo? Colui il quale è davanti al crocifisso. Davanti a Cristo crocifisso, tu sei veramente chi sei? E chi sei tu? Chi sono io? Questa domanda così importante della sapienza non solo cristiana. Io sono un piccolo, cioè sono uno che è crocifisso, che è la stessa cosa, perché uno piccolo vuol dire che è stato crocifisso, vuol dire che anche non volendo non può realizzare ciò che vuole, si trova limitato, si trova legato, si trova inchiodato, limitato, i tuoi limiti, i miei limiti, tutto questo che attraverso una malattia, attraverso eventi della nostra vita, della nostra storia, attraverso situazioni, il nostro carattere, il nostro fisico, quello che vogliamo, la nostra croce, che è personalissima e che ognuno ha sua e che è perfetta con le sue misure e che nessun altro può prendere, perché è la sua croce, è esattamente il luogo dove tu ed io possiamo aprire gli occhi sul fatto di essere delle creature e di non essere Dio. Perché poi alla fine San Francesco, tutta la sua vita, si può riassumere in questo. Tanto è vero che poco prima di morire produrrà questa opera bellissima del Cantico delle Creature. Cantico delle Creature, perché lui rivede in ogni creatura, nella debolezza, nella piccolezza di ogni creatura, la grandezza di Dio, la mano di Dio che le ha create, la mano provvidente di Dio che le sostiene. E questo anche la morte è cantata, perché è il passaggio attraverso il quale la creatura che sta nella volontà del Padre, che cioè dipende, dice beati, coloro i quali saranno trovati nella volontà di Dio al momento della morte, saranno trovati creature, saranno trovati dipendenti da Dio, che perché la seconda morte, quella eterna, non gli farà male. E questo la morte fisica, che è quella che viene a porre il sigillo su tutte le piccole e grandi morti di ogni giorno, cioè dei piccoli e grandi chiodi che ci crocifiggono, che ci mettono nella carne queste stigmate che lui ha avuto visibili, ma che tutti noi abbiamo, e che sono il nostro vanto, perché sono il luogo, la situazione, l'esperienza quotidiana che ci rammenta chi siamo, che ci dice la verità, e questa è la porta alla libertà. Per questo dice: chi ascolta la mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Ma qual è la verità? Perché la parola di Dio tutta, non a caso nella Bibbia, è dopo il Genesi, cioè inizia il Genesi con la creazione delle creature, tra le quali la più grande, la più bella è l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio, e poi subito la caduta, cioè l'esperienza esistenziale del peccato, dove la creatura con i suoi limiti appare in tutto il suo dramma e in tutta la sua possibilità di redenzione, che è quello che viviamo tutti i giorni. Tutto il resto della scrittura, tutto, sta spiegando questo.
sta spiegando e sta annunciando come Dio vuole salvare l'uomo, come Dio sta dialogando con l'uomo per riportarlo a casa, perché Dio ha creato l'uomo libero e nella libertà noi pecchiamo, questa è la verità. San Francesco, quando vede un uomo che sta per essere impiccato con la pena di morte, sapete, lui corre verso questo luogo e si mette il cappio lui, toglie il cappio da quest'uomo condannato a morte e se lo mette lui, no? Più o meno così, e dice, non lui, io devo essere giustiziato, perché se quest'uomo avesse conosciuto anche soltanto un minimo dell'amore di Dio come l'ho potuto conoscere io, sarebbe molto ma molto meglio di me e non sarebbe caduto nei peccati che ha commesso, non avrebbe commesso questi delitti. Che cos'era, una scena, una cosa così originale di San Francesco, no? Come tutti i santi, la consapevolezza della propria realtà. Santa Teresa d'Avila vede il suo cuore, così tutti i santi. E da questo però, invece di buttarsi nella depressione e distruggersi e macerarsi, questo l'ha portato a una gratitudine immensa per Dio. Questa gratitudine immensa per l'amore infinito di Dio, perché attraverso la sua storia, attraverso tutto quello che è stato nella sua vita, e questo significa la povertà, cioè la povertà anche è un segno, non è che San Francesco amasse la povertà per la miseria, che bella la miseria, è l'unica forma di vita, no, non è una scelta, non è un'opzione, come tante volte si dice, no, è per significare ciò che veramente noi siamo, dei piccoli, dei poveri, dei pitocchi. Per questo sposa la sua realtà, quando si sposa con una povertà, accetta la propria realtà, accetta di essere stato crocifisso con Cristo per essere salvato, per rivestirsi della ricchezza di Dio, di Gesù Cristo nostro Signore. Questo, allora riconoscere chi siamo e avere molto chiaro che non siamo proprio nessuno e che possiamo cadere in ogni momento, e che abbiamo bisogno istante dopo istante della provvidenza di Dio. La provvidenza di Dio che può essere economica, che può essere quella della salute fino a quando Egli ce la vorrà dare, e soprattutto la provvidenza spirituale che tiene la sua mano sulla nostra testa, che ci invia lo Spirito Santo. Per cui tutta la vita, con le difficoltà, con i problemi, con le sofferenze, con le persecuzioni, la perfetta letizia, che non è un masochismo, non è l'esaltazione del masochismo, quando proprio quelli che sono i tuoi, quindi per lui era il padre e il portinaio del convento, ma per un altro potrebbe essere la moglie, il marito, la sorella della comunità. Quando non ti accolgono, ti stanno facendo un servizio, stanno ricordando, ma che diritto c'hai tu? Ah no, perché io sono San Francesco, io sono quello che ha fondato il tuo ordine e tu non mi apri? Ah sì? Ecco la verna, la sofferenza, quello che ha dovuto patire per la regola, con Elia e gli altri che sono messi contro di lui, per capire che cosa, nel momento in cui riceve le stigmate, che lo assimilano a Cristo, non perché lui era stupendo, meraviglioso, e quindi era quello più vicino a Cristo per le sue doti morali, per le sue capacità, no, perché aveva capito la cosa più profonda, quell'ordine non è tuo, è opera mia. Allora, esattamente come Gesù Cristo si è messo completamente nelle mani del Padre, non faccio niente di quello che il Padre, che non mi dica il Padre, non dico nulla di che non ho ascoltato dal Padre, Dio, capito? Dio stesso, il Figlio di Dio, obbediente sino alla morte di croce. Allora, tutta la storia a lui, che era un peccatore, lo sappiamo, che era dissoluto, che sapeva benissimo chi era, il Signore gli ha dato l'onore di patire, di vivere la vita di Cristo. Ah, questo è un onore enorme e questa è l'unica strada per tornare al cielo. San Francesco in un modo eminente, se vogliamo, anche perché è stato messo su un candelabro, per cui Dio l'ha scelto per essere un segno e una parola per tutti noi, ma anche te, anche noi, ogni giorno nelle piccole cose della nostra vita abbiamo l'onore di rientrare in noi stessi, di sapere chi siamo e che proprio perché siamo crocifissi nei nostri limiti siamo uniti a Cristo sulla croce e quindi la nostra debolezza è trasformata in qualcosa di enorme che partecipa all'opera di salvezza di Dio per la nostra vita e per la salvezza degli altri. Allora tutto è fantastico, la precarietà economica, la precarietà spirituale, la precarietà fisica, la vecchiaia, la giovinezza, tutto che canta San Francesco, la natura, non per un ecologismo stupido, perché poi
parentesi, sapete che quando era Pasqua lui spargeva la carne sui muri, perché anche i muri dovevano festeggiare Cristo crocifisso, quindi non è che non possiamo farne un'icona ecologica, è qualcosa di molto più grande. È innamorato di chi l'ha amato e piangeva perché l'amore non è amato. Questa è la verità, alla che tutti noi possiamo essere innamorati di Cristo nella nostra vita. A me questo dice San Francesco. Nella sua vita, così com'è, senza buttare nulla, compresa la prima parte, quella dei macelli e dei peccati, tutto è stato graziato, toccato dalla grazia. Che festa meravigliosa, è la festa di chi, sapendo di essere piccolo e crocifisso con Cristo, cioè nella sua debolezza, ha conosciuto che Cristo si è fatto debole con lui, piccolo con lui, crocifisso con lui e per lui, ha trovato il segreto della vita, ha sentito dentro la mitezza e l'umiltà del nostro Signore Gesù Cristo e l'ha imparata nella storia e ha trovato il riposo e la lode per la sua anima, per cui ha vissuto nei dolori, nelle sofferenze, nella precarietà totale, l'anticipo del cielo, che è l'esatto contrario, che è la pienezza, che è la esuberanza, che è l'infinito dell'amore di Dio nella persona più piccola, che sei tu e che sono io.